Oggi ci sono state delle, vabbè, cosettine, nel senso che Savona, ad esempio, no, che era stato, no, il ministro bocciato da Mattarella, ha usato dei termini, magari non ci si aspettavano da lui, no, sul documento economico-finanziario, dice se lo spread ci sfugge, la manovra dovrà cambiare. E quindi proprio da Savona arriva questo monito. La Banca d'Italia che chiede di non smontare la legge Fornero, Di Maio e Salvini dice, invece dicono andiamo avanti, e l'ufficio parlamentare di bilancio blocca il DEF, previsioni troppo ottimistiche. Ma al di là di tutto questo, la domanda che ti faccio, Federica, è questa. L'altro giorno abbiamo sentito qui in collegamento, su questo nuovo appuntamento, Gioele Magaldi racconta il lunedì a mezzogiorno sul nostro canale YouTube. Lui sostanzialmente approva abbastanza questo governo, dice semmai dobbiamo rimproverare di essere stato troppo morbido, cioè di aver fatto troppo poco. Questo da una parte. Credo anche tu comunque vedi con favore, no, alcune delle misure che sono state prese in questi mesi. C'è però una parte consistente anche del nostro pubblico, è un po' la domanda che ho fatto a Magaldi anche ieri, che invece continua a sostenere che sostanzialmente si tratti di un nuovo bluff del potere, mo ovviamente molto più, come dire, molto più costruito in modo convincente, quindi un'altra faccia del potere, e un po' credo che sia anche la posizione forse di Paolo, se poi dopo ce la vuole, quando abbiamo sempre detto Paolo, no? In molte conversazioni, addirittura abbiamo fatto uno sketch a volte, era un fuori onda che commentavamo le elezioni, non queste, le ultime, quelle precedenti, credo, prima ancora che si sapesse il risultato, perché alla fine no, probabilmente no, non sarebbe cambiato molto. Quindi una parte di pubblico dice: dal momento che comunque domina una certa parte, che non so se chiamare massonica o di altro tipo, cambiano i protagonisti, ma poi alla fine il risultato invece non cambia. E quindi una consistente parte del nostro pubblico pensa questo. Un'altra parte invece appoggia Salvini, Di Maio, insomma, è molto ottimista, è molto convinta della bontà di quello che sta avvenendo. Se tu ti dovessi rivolgere, Federica, alla parte che invece non ci crede, e che sostiene sostanzialmente appunto che si tratti dell'ennesimo inganno, come li convinceresti? Che argomenti useresti per dirgli: no, guardate che vi state sbagliando? Ma io sai bene che nella scorsa edizione di Border Knights io ho usato delle parole di fuoco contro alcuni esponenti di questo governo, in particolare contro Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Tuttavia condivido l'opinione di Magaldi sull'eccessiva moderazione e cautela di questo governo rispetto alle misure, a provvedimenti ben più radicali su cui si dovrebbe mettere mano. Detto ciò, faccio anche una premessa generale. Io rispetto a questo governo non mi sento di essere né ottimista né pessimista. Attendo, come tanti altri, attendo di vedere delle cose concrete, delle politiche concrete. L'uscita di Savona mi ha molto deluso, perché la considero un passo indietro rispetto alla sua linea che aveva esternato nelle settimane scorse verso l'Europa, un po' caratterizzata dal pugno duro, da una comunque da, anche da un, una presa delle prese di posizione molto, molto coraggiose, no? Lui parlava apertamente di guerra con l'Europa. Addirittura ieri, intervistato durante una conferenza stampa, ha dichiarato che se la Troica boccerà il DEF, come di fatto è successo, saranno gli elettori ad esprimersi. Quindi
quindi paventando addirittura un ritorno alle urne elettorali. Quindi parole forti. Ha parlato ieri di sovranità popolare durante l'intervista, e quando mai noi negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, abbiamo sentito un esponente di primo piano nel governo parlare di popolo e di sovranità popolare? Sono parole che ormai sono cadute nel dimenticatoio e che in maniera molto cauta questo governo ha tirato fuori e le sta utilizzando. Quindi in questo momento storico io vedo più la Lega, molto più coraggiosa, e per usare un aggettivo di prima, molto più ruspante nei confronti dell'Europa che il Movimento 5 Stelle. Ribadisco, l'uscita di Savona è stata pessima, perché è un calarsi le braghe di fronte all'Europa. È come dire, se lo spread supera 400, torniamo indietro, perché c'è questa spada di Damocle che pende sugli italiani e noi ce la facciamo addosso. E io ho visto proprio un'incoerenza da parte di questo ministro, che comunque ha tutta la mia stima, perché è il primo ministro che ha osato mettere in discussione il paradigma neoliberista su cui si fonda anche si fonda nei parametri di Maastricht. Però non dobbiamo aspettarci delle grandi conquiste da parte di questo governo, perché è assediato da tutti i fronti. È assediato sul fronte esterno dal Fondo Monetario Internazionale, che oggi si è espresso addirittura utilizzando delle metafore poetiche, che quindi l'Italia sta naufragando in un mare, quindi scomodando anche la poesia italiana, roba da non crederci, no? E poi è assediato anche sul fronte interno da Banca Italia, da apparati vitali dello Stato che giocano sporco, che giocano contro il governo e contro il popolo che essi dovrebbero rappresentare. Quindi capisco la cautela e anche il dietrofronte di esponenti di spicco del governo, tuttavia non lo posso giustificare, e quindi per il momento sono attestata su una posizione di attendismo, ecco. Volevo sapere da Paolo se lui è sempre dell'opinione che sostanzialmente gli scenari di potere e quindi anche politici sono su altri piani, e quindi di fatto non quello che accade appunto dal risultato elettorale, al di là che possono esserci dinamiche imprevedibili, ma non cambia la sostanza per noi più che altro. No, io sì, sono sempre, sento un torno, però io non ti posso fare nulla, dimmi. Aspetta un attimo, provo a mettere una cuffia. Forse metti una cuffia, sì. Metti una cuffia, va. Sì, perché così mi sento un eco, senti? Fastidiosissimo. Ok, io non sento, noi sentiamo benissimo. Ecco, ha messo sentite proprio il click della cuffia. Sentite ora? Prova? Sì, io mi sento. Ti sento basso, però. Mi senti basso? Sì, molto basso. Che cosa accade? Faccio un'altra prova. Fai un'altra prova. Boom, statan. Belli, mi piacciono questi rumori. Cambio cuffia. Cambia cuffia, indubbiamente. Tu, Federica, hai le cuffie? No. No. No, tu sei al naturale, senza cuffie. Sentiamo Paolo invece. Cazzo, ci sarà da ridere su questa battuta, ma ecco, è partito.
alle 22:22 si è sciolto finalmente. No, perché ridi per delle cose. Mi sentite adesso? Oh, finalmente. Vai. Ah, ok, perfetto. Allora, dicevo, sì, cioè è proprio la storia, no, di questi, a parte di, potremmo dire di tutti i secoli che ci sono stati, ma partiamo solo dal dopoguerra. Non c'è mai stato un governo che abbia fatto realmente gli interessi dell'Italia e degli italiani. C'è stato un lieve momento, cioè ci sono stati degli anni in fase di miglioramento a partire dal dopoguerra, ma poi c'è stato un calando continuo. Quando poi c'è un governo che si connota da un colore, è connotato da un colore particolare, normalmente fa delle operazioni politiche che sono di tipo contrario. Cioè la sinistra ha approvato i peggiori provvedimenti contro i lavoratori, e questo è sempre stato così. Poi arrivano i governi tecnici che riescono a fare dei bei casini senza che nessuno gli dica nulla, perché sono tecnici e non sono di colore. E secondo me il Movimento 5 Stelle adesso inizialmente hanno un'onda un po' populista, dopodiché approveranno provvedimenti pure peggio dei governi precedenti. Cioè io non è che non sono speranzoso, è che credo che, diciamo, l'andamento normale della politica sia questo. A parte che il Movimento 5 Stelle già sta dando adito insieme alla Lega ad alcune cose che cominciano a essere molto peggiorative rispetto al precedente. Basta vedere sui vaccini, che già hanno fatto la proposta di metterli addirittura obbligatori anche per gli adulti. Quindi, cioè, si sono andati proprio al di là di quello che aveva fatto la Lorenzin, anche se all'inizio dicevano che invece erano contrari, che li abolivano, eccetera. Adesso il ministro addirittura ha detto no, anzi, bisogna metterli pure per gli adulti. E proprio perché il 5 Stelle ha una vasta, e anche la Lega, un vasto consenso di pubblico che li ritiene a favore del popolo e quindi si aspetta delle cose positive, secondo me da loro verrà il peggio del peggio che avremmo visto dal punto di vista politico. Però poi stiamo a vedere, e io spero che di venire smentito, ma purtroppo è proprio sempre stato così. E sarebbe la prima volta che nella storia d'Italia c'è un qualcosa di veramente positivo, anche perché poi, come hai detto tu, i giochi non si fanno in Italia, si fanno all'estero, e li fanno organismi che noi non riusciamo a controllare perché non ne sappiamo nulla. La BCE, che è fondamentale perché controlla i movimenti di denaro e determina le politiche monetarie dei vari stati, è completamente fuori controllo, non è controllata non solo dagli stati, ma manco dal Parlamento europeo, perché hanno libertà assoluta di fare quello che vogliono, e quindi, e questo è un esempio, poi ne potremmo dire tanti. Quindi ormai i centri di potere sono talmente lontani da noi che non riusciamo a capire cosa succederà e in che misura. Noi al massimo riusciamo a capire qualcosa della politica nazionale, che normalmente butta tutto in caciara. Federica, vuoi aggiungere qualcosa? Se la smetto di tossire. Cioè, no, non vorrei prendere in un momento. Sono un po', come dire, sì. Ma oggi, per esempio, cioè, la storia non è preordinata, è prestabilita. Oggi, per esempio, cade l'anniversario di Ernesto Guevara, che è stato un grande politico, un grande guerriero, che ha liberato Cuba dalla dittatura alle dipendenze degli Stati Uniti, ed è stato grazie al coraggio di lui e di altri guerriglieri come Fidel Castro che Cuba si è liberata. Ma questo è un esempio che si può fare tra i tanti, ma nessuno avrebbe mai immaginato che una piccola isola sperduta dei Caraibi si potesse liberare dalla dittatura a stelle e strisce. Però questo è successo. Quello che voglio dire è che a volte nella storia c'è chi fa la differenza, e sono sempre i gruppi, sono sempre le persone che agiscono con coraggio, con disinteresse, con profonda convinzione. Questo poi si vedrà anche per l'Italia.
cioè sarà la storia a dire se questo governo avrà il coraggio di fare determinate riforme e quindi di ribellarsi ai diktat dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Diversamente sarà annoverato nell'elenco dei governi che per paura non hanno voluto cambiare il destino del loro paese. Federica, io ti ringrazio di essere stata con noi e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi sempre. Ciao, buon proseguimento. Federica, ciao.